Buon pomeriggio e benvenuti ad Aprilia per la sfida tra Buena Onda Aprilia e Eagles Aprilia, il derby del campionato di Serie C2 Girone B, di fronte alla formazione di Dante Marcelletti, è quota 18 punti contro quella di Antonio Screpante a quota 3. Semaforo verde sulla sfida tra Buona Onda Aprilia e giocato da Abate, da destra viene fermato Iacobacci dei giudici, ripartenza parte della Buona Onda con il destro da parte dei giudici, la risposta di Ambrosini. Ancora Eagles con Abate, la conclusione, appoggia il pallone sui piedi di Iacobacci con il tacco bene per dei giudici che passa in area di rigore, grande intervento da parte di Ambrosini che salva l'Eagles di Morgia che alimenta l'azione offensiva dell'Eagles Aprilia. Ancora il giocatore maglia numero 23 per Abate da sinistra, va a puntare l'uomo, va alla conclusione. La difesa dell'Eagles che può ripartire con Fulco, spalla alla porta, si gira, attende l'ausilio di un compagno, spara con il sinistro e c'è il grande intervento di Margari a mettere in calcio d'angolo per Herrera, non ci arriva, allora Iacobacci la finta, se ne va sul sinistro e c'è il vantaggio della Buona Onda Aprilia con il sinistro chirurgico da parte di Iacobacci, il capitano della Buona Onda Aprilia. Cerca lo spazio per girarsi che non c'è e allora ricomincia da Infanti che sceglie Iacobacci da sinistra, le finte, si accentra, si prende il campo, va con il destro, la deviazione, ancora Fulco non controlla per mettere ripartenza da parte di dei giudici che spara in porta con il destro ed è il 2-0 della Buona Onda Aprilia con la botta vincente di dei giudici, trova il 2-0 che lascia poi a dei giudici che si gira con il destro, Ambrosini mette in angolo. Pallone messo al centro, sempre per dei giudici che trova il gol del 3-0. Il tris della Buona Onda, la doppietta di dei giudici che non sbaglia con il destro. Adesso si fa durissima per l'Eagles con Fulco che va con il sinistro. Angolo, Herrera con il destro, Abate al centro e arriva il gol da parte del numero 3 Morgani che accorcia le distanze. Si riparte da Herrera. Perde un brutto pallone Herrera e poi Infanti mette dentro per il 4-1 della Buona Onda Aprilia. La Buona Onda per dare spazio all'Eagles, Abate con il tacco, sbaglia Catalano, li mette in gioco per De Giudici da sinistra, la rasoiata vincente di De Giudici, 5-1. Torna in avanti per Infanti, l'errore, attenzione a Morgia con il destro, la gran risposta di Margari. Ambrosini costretto a rilanciare nella zona di Morgani di testa, la deviazione, ancora dei giudici, controlla bene il pallone, arriva Iacobacci, il pallone per il destro esterno della rete, quindi Boucher dall'altra parte per l'Eagles che attacca sul fronte sinistro con Abate, si accentra, va alla conclusione con il destro, riesce in qualche modo a salvarsi Margari. Abate se ne va molto bene sul destro, il gran gol di Abate che trova l'incrocio dei pali, la conclusione, la doppia deviazione e adesso l'arbitro va a decretare il calcio di rigore, il fischio dell'arbitro, ma Fulco e spara altissimo, quindi Abate da destra trova Sacchetti in area di rigore e c'è il gol dell'Eagles Aprilia con Sacchetti che riapre la gara, 5-3 per la Buona Onda. Sempre Iacobacci, salta l'uomo, ne salta due, Iacobacci con il destro, Ambrosini ci mette le mani, devia in calcio d'angolo per Fulco in aria, che Sacchetti non riesce ad arrivare sul pallone, poi la conclusione di dei giudici, il 6-3 da parte del numero 9, tiro libero da parte di dei giudici che prova il cucchiaio per Lungo. Finisce qui la sfida, il derby va alla Buona Onda Aprilia che batte l'Eagles Aprilia 6-3. Davide Mancini è davvero tutto, arrivederci agli amici di Mondo Futsal.